pensava di trovare un manto stradale migliore, perché in quel primo giro qualcosa è successo. È ancora una polemica che non voglio di più. La gara è stata fatta, ci siamo divertiti, il bellissimo scenario di Roma, e quindi direi che è giusto così oggi. Una polemica che non esiste, perché l'ultimo giorno di un grande giro è una passerella, è una volata, e quindi la volata l'avete vista, ad alta velocità siamo andati per un bel po' di giri, e quindi gara è stata gara, quindi non penso che oggi si vinceva o si perdeva il tour e il giro. Hanno fatto tantissime salite e lì Froome ha vinto il Giro d'Italia. Ma allora perché quei primi tre giri siete andati ad un passo con... Stop con questa polemica. I primi tre giri, se guardate tutti i grandi giri, a Madrid, al Tour de France, l'ultimo giro, l'ultimo giorno è un giorno comunque non di festa perché è gara, ma nel rispetto di tutti e di tutto si va tranquilli per festeggiare la maglia rosa, per festeggiare la maglia ciclamino, per festeggiare la maglia bianca, per festeggiare il podio finale, e poi la gara, come avete visto, sono sempre delle volate e la battaglia fino sulla riga l'avete vista. Però la tappa è stata neutralizzata, questo è un fatto. Cos'è stato neutralizzato? Il vincitore c'è? Pensavate che qualcuno potesse vincere il giro oggi? Ok, allora...